Il contatto nella pratica shiatsu. Ecco, la nostra mano, arte manuale, è il punto di comunicazione con il nostro ricevente. Nello shiatsu mettiamo in pratica una particolare attenzione della relazione tra operatore e ricevente. Questa particolare attenzione nasce da una legge fondamentale orientale taoista che dice: l'azione nasce dalla non azione. Un po' difficile, no, per noi occidentali, nel senso che la nostra cultura ci ha sempre insegnato a fare una cosa, a farla bene. Ma sempre di più ci siamo resi conto che alcune dinamiche